Sabato 11 maggio 2019, presso il Centro Sportivo Comunale di Castelnuovo Magra, si è tenuto l'evento Giochiamo Insieme, organizzato dalla ODV Insieme per i diritti dei nostri figli, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con diverse realtà sportive e associative del territorio. Gli scopi perseguiti da Insieme nell'organizzazione di questo pomeriggio e pienamente realizzati sono state l'integrazione di bambini al di sopra delle loro diversità o disabilità in varie discipline sportive e contemporaneamente quello di ricavare fondi per aiutare le famiglie a sostenere i costi per le terapie riabilitative dei propri figli. Insieme, da più di un anno, lamenta la mancanza di servizi terapeutici e riabilitativi della neuropsichiatria infantile della provincia e cerca di andare incontro alle famiglie con un fondo istituito ad hoc per sopperire a tali importanti carenze e pagando personalmente i terapisti. Il grido di aiuto dell'associazione pare essere stato ascoltato perché da qualche mese è stata firmata una convenzione tra soggetti pubblici e privati, tra cui Insieme stessa. È creata una rete tra istituzioni e associazioni chiamata Voilà, con lo scopo di fornire percorsi sociosanitari e servizi a 360 gradi, a favore di persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità gravi, attraverso il coordinamento e la messa a sistema di risorse, beni e servizi. Con fiduciosa attesa che i servizi forniti dai soggetti pubblici vengano implementati al più presto, l'organizzazione di volontariato, insieme a nuove preziose collaborazioni come quella Gli Amici del Giacò, continua comunque a raccogliere fondi per aiutare nuclei familiari in difficoltà tramite l'organizzazione di eventi e donazioni private. Giochiamo Insieme ha accolto sabato più di 200 bambini divisi per 15 attività sportive. Ogni bimbo ha potuto socializzare con i suoi coetanei diversamente abili e non, con gli istruttori e i volontari, senza vedere alcuna difficoltà e apprezzando con entusiasmo ogni singola attività proposta. All'ingresso i partecipanti hanno ricevuto un simpatico braccialetto regalato da Sport Life di Castelnuovo Magra con la scritta Insieme si può, che ha consentito loro di consumare la merenda gentilmente offerta da Time Out e da Conad Centro Commerciale La Miniera, nonché di ricevere le medaglie preparate e donate per l'occasione dall'APD Calcio Colli Ortonovo. I volontari d'Insieme, dei consigli di frazione di Castelnuovo Magra, di Interact, dell'associazione Volta alla Carta, di Crescere Insieme, guidati da Marco Pandolfino, di Nessuno Escluso, di Aido e degli Amici del Giacò, hanno reso questa giornata indimenticabile, grazie anche alla lotteria di beneficenza organizzata da questi ultimi, che unita al ricavato del pomeriggio ha permesso di raccogliere complessivamente 2.200 euro. All'evento hanno partecipato diversi bambini e ragazzi diversamente abili, ma nel cuore di tutti ha fatto breccia una bimba meravigliosa, solare e combattiva di nome Ines, che essendo tetraplegica necessita di un ausilio al fine di poter camminare e correre come gli altri bambini. Senza pensarci due volte, Insieme ha annunciato che parte degli incassi dell'evento saranno destinati proprio all'acquisto di questo strumento. Con l'aiuto degli Amici del Giacò, inoltre, si stanno già organizzando altri eventi al fine di raccogliere la somma necessaria. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e contribuito attivamente all'evento. L'Istituto Scolastico Comprensivo di Castelnuovo Magra, nella persona del dirigente scolastico, che si è prestato anche come istruttore di badminton, le associazioni sportive del territorio presenti, con Kendo del maestro Yuei Nakamura, APS Colli Ortonovo, ASD Arcieri di Foce Nova, Basket Carrara Legends, Palestra Dream, Zumba Kids, la piccola scuola yoga bambini di Anna Gloria di Buono, Hockey Sarzana, Levante Sarzana Ginnastica Ritmica, Pattino Club La Spezia, Scuola Tennis Colli di Luni, Colombiera Volley, Centro Studi Karate Shotokan, racchette di classe della scuola secondaria Dante Alighieri di Castelnuovo Magra, Luca Righetti, campione paraolimpico di snowboard e ciclismo, il nostro campione del cuore, l'agenzia Blu Vacanze Centro Luna di Sarzana, in particolare Elisa, per aver gestito da sola tutte le prenotazioni dell'evento, l'amministrazione comunale per l'utilizzo del centro sportivo e del pulmino, il parroco Don Andrea Santini
per averci prestato l'ulteriore mezzo utilizzato per il servizio navetta e per essersi associato. Il nostro grafico Michele Durante e Massimiliano Secchi, della Public System, per averci regalato grafica e stampe di tutti gli striscioni dell'evento. Grazie a tutti, perché non è solo il nostro motto, ma è la verità. Insieme si può. E insieme possiamo realizzare il sogno di Ines. Per conoscere meglio le attività dell'associazione, è possibile visitare la pagina Facebook Insieme per i diritti dei nostri figli e il sito web www.insieme.cloud. Per sostenere le attività dell'associazione è possibile donare il proprio 5 per 1000, indicando nella zona riservata al sostegno delle organizzazioni non lucrative il codice fiscale 91 09 12 20 110, oppure effettuare una donazione all'IBAN IT 39W 08 72 6 49 84 0 0 0 0 0 0 8 3 6 6 5 8.